Ciao a tutti, io sono Cree e bentornati al terzo episodio di Paper Lily. Nell'ultimo episodio abbiamo completato il rituale e siamo saliti su un autobus con una destinazione ignota. Dopodiché però ci siamo ricordati che una persona su un certo forum aveva scritto di scendere dall'autobus prima che arrivi a destinazione. Sarà stata la scelta giusta? Scopriamolo! Eccoci qua. Scesi dall'autobus, il nostro prossimo obiettivo sarebbe di esplorare questa foresta. Vediamo cosa ci aspetta. Io non so se entrerei in una foresta del genere, Nel senso, mi pare giusto un po' pericoloso. Magari provare ad aspettare un altro autobus, fare una chiamata. Ah, potevo provare a fare una chiamata, vediamo. Perché è vero che avevamo anche un telefono. Ma non possiamo usarlo. Valeva la pena controllare. Cartello? Da questa parte. Può essere che il segno sta puntando nella direzione sbagliata? No, assolutamente no. Ci deve essere un modo di passare. Vabbè, andiamo avanti. Ok, come non detto, andiamo indietro. Eccoci qua che già ci perdiamo al primo puzzle. Ah, possiamo ruotare il cartello. Non è il mio lavoro. Vabbè, proviamo. Così funziona? Vuoi dirmi che la strada si è aperta? Solo per il cartello? Ok. Ci stiamo addentrando tanto in questa foresta, Un altro cartello. Va bene, dai. Ormai abbiamo imparato. Questa volta però questo è già girato. Proviamo a controllarlo lo stesso? Segreto. No, dai, tanti cartelli. Sì, Oh, che è quella roba? Ho sentito qualcosa suonare. Di qua? Dai, non dirmi che faccio già bad ending. No, sembra essere la strada giusta. Così a casissimo? Beh, da qualche parte siamo arrivati. E questo sembra tanto il simbolo che c'era davanti alla nostra porta che abbiamo fatto. Di giorno questo cancello si apre e le luci si spengono. Ma non so neanche che ora è. C'è un modo di fare aprire questo cancello senza aspettare? Dobbiamo spegnere le luci? Ci sono dei cavi qua dietro. C'è qualche modo di disattivarli? Allora, ho capito che devo tornare indietro. Ma qualcosa mi dice che non sarà tutto così semplice? O mi sbaglio? Proviamo a seguire questi cartelli. Forse devo girarlo ancora. Boh, qualcosa ho trovato. Continui a girare i cartelli. E siamo alla stazione di un treno. Qualcuno. Salve. Mi scusi? Forse... Non fa niente. Entriamo? Ci prendiamo una bibita? Possiamo? Non abbiamo abbastanza monete. Peccato, volevo delle patatine. Sai, dopo tutta questa strada. Ho capito, entriamo. Che bel posto accogliente, wow. Prendi un numero e aspetta il tuo turno. Va bene. 375. Qual è il numero corrente? Bella domanda. Ho detto, prendi un numero e aspetta il tuo turno. Ho il numero 375. Allora aspetta il tuo turno. Beh, io vedo che lì c'è una luce, No, niente, è solo per sedersi?
Prendi le forbici. Prendo le forbici. Ma che me ne faccio? Taglio le piante? No. Peccato, questa volta non funziona. Oh! Finalmente! Frugare nei cestini è sempre la risposta giusta. Io, con questo coin, posso metterlo nella macchinetta. Però non ce l'ho nel mio inventario, devo usarlo da qua. Patatine! Non so se è una buona idea mangiarle. Non sono affamata ora. Non dobbiamo mangiarle. Se le mangiavamo era bad ending. Ok, mi sbaglierò. Ma potrebbe essere che non abbiamo nient'altro da fare qui. Cioè, le sto provando davvero tutte. Non trovo modo di uscirne. Insomma, non semplicissimi, gli obiettivi di questo gioco. Lasciamolo così. Abbiamo qualche altra destinazione che possiamo andare? Forse possiamo usare le forbici per spegnere la luce di qua. Funziona! Ma dai, seriamente? È una buona idea tagliare i cavi della corrente così, con le forbici? Quanto pare. Beh, spegniamo le luci, ma non è che diventa esattamente giorno, È sempre buio qua. E tra l'altro mi sento un pochettino più al sicuro con qualche luce accesa. Il cancello si è aperto. Perché quella pausa? Ok. Non entrare nel cerchio fatato. Ma se lo fai, per favore, chiedi a loro di spostare le loro cose da un'altra parte. Va bene. Spengo anche questo. No? E se provassi a camminare dentro, secondo voi finisce male? Non me l'aspettavo. Ok. Che jumpscare. Non ci proverò mai più. Allora, abbiamo un po' di cartelli qua. Il fatto è che continuano a darci cartelli, ma noi non abbiamo una meta precisa. Quindi andremo un po' a caso. Questi cartelli non si possono neanche girare. Da che parte si va? Di qua? Un altro cancello. C'è un foglio di carta. Per Marzi. Hai trovato la nota? L'ho cercata ovunque, ma non sembra che ci siano altre strade a nord oltre che a questa. L'hanno chiusa a causa dei primi attacchi e le cose stavano sfuggendo di mano. Per favore, sta attento mentre la attraversi. Per fortuna per te, ho trovato le chiavi nascoste intorno a quest'area. Le devo trovare tutte. La prima dovrebbe essere attaccata a un albero, il colore dell'albero è tutto sbagliato e puoi facilmente trovarla. La seconda è davanti alla casa di uno strano scultore. Ci sono molti fiori, ma di rarità uno di quelli è un cactus. L'ultima è sotto un finto tappeto vicino a delle banchine rosse. Va a sinistra quando vedi il cartello, è un po' nascosta ma credo in te. Ok, tutte queste cose qua me le dovrei ricordare a memoria? Stai scherzando, vero? Cediamo dall'altra parte. Immagino che dobbiamo tornare indietro a cercare queste chiavi. Vedo delle scale là sopra, c'è un modo per raggiungerle? No? Almeno non da di qua. Andiamo dalla parte opposta. Questo posto è davvero gigantesco, Non si sa dove bisogna andare, non si sa dove porta. Io esploro un po' tutto, ma mi sto perdendo in questo bosco. Posso attraversare? Fatemi controllare bene tutto. Qua c'è una strada nascosta. Che porta a niente. Il terreno qua è inusuale. Tappeto. Prima chiave trovata?
ho iniziato a trovare la chiave numero 3. La 1 e 2 l'ho saltata praticamente. Questa non doveva essere la più difficile? O mi ricordo male io? Quindi che cosa pensi? Fino ad ora penso che questo sia stato il miglior posto segreto, ma addirittura il primo che ho trovato. Nessuno cercherebbe qualcosa così in piena vista. Se lo dici tu. Secondo voi è una buona idea attraversare questo ponte? Io ci provo. Ci provo? Ci provo. Oh! Un personaggio interessante appare. Ma l'ho già visto da qualche parte. C'è qualcuno qui? Nessuno è venuto qui da tanto tempo. Spero che riuscirai a passare da questa parte. È difficile? Cosa? Muoviti intorno per schivare le spine. Vorrei fare schifo a questo gioco. Ma come, mi ha colpito? Mi pareva di essermi spostato in tempo. Stai bene? Forse no. Posso riprovare? Dai, posso farcela. E ce l'ho fatta. Ancora lo stesso o un altro? Sei quasi qui, ma eri di lì. Tu ti sai teletrasportare? Quanto è lungo questo cammino? Finché non arriverai qui. Ah no, siamo noi che stiamo girando intorno. Siamo usciti di là e siamo riapparsi di qua. Mi sa che mi sta prendendo un po' in giro questo, Eh? Dai, ci sto prendendo un pochettino la mano, eh? Un pochettino. Peccato non avere un modo con cui salvare. Io me lo sento che prima o poi sbaglierò. No, ma tu stai scherzando. Dai! Per pochissimo! Ce l'ho fatta! Ok, questo ultimo livello è stato infernale. Davvero, complimenti. C'è un altro? Oppure sono arrivato? Posso entrare in casa? No, dai, volevo parlare con lui prima. Non pensavo che mi faceva entrare davvero. Sembra davvero che non ci sia nessuno qui. No, c'è il tizio fuori. Perché? Dai, poverino. Devo dirlo, ha delle maniere terribili. Scusa. Mi dispiace. Poi ci rientro però. Ignorarmi in quel modo, dopo che ho fatto il tifo così tanto per te, è tutto. Non sei stato molto d'aiuto comunque. Poi devo tornare anche indietro, eh. Ero curioso riguardo a questa casa qui. Comunque, riniziamo da capo. Qual è il tuo nome? Il mio nome è Rune. E mi piacciono le rune. Hai qualche runa? No, l'ho lasciata sul bus. Mi dispiace. Ah, è terribile. In futuro, se hai qualche runa, per favore, portala da me. Ti darò dei gioielli in cambio. E ci servono per... Ok. Quindi sei tipo uno spirito? Non sono uno spirito. Le persone come te di solito ci riferiscono a noi come demoni. Mi aspettavo un demone cattivo. Qual è il tuo nome? Lacy. Miss Lacy! È raro vedere un umano da queste parti. È così eccitante. Tu sei un umano, non è vero? Sì. Riesci a dirlo? Un pochino. Un pochino? Alcuni di noi possono sembrare umani, ma è semplice dire la differenza. Tu comunque... Cosa c'è riguardo me? Nonostante tu sia umano, odori un po' come... Non posso parlare da loro, ma...
È qualcuno di davvero molto pericoloso. Chi è? Sono mille anni di sfortuna per parlare di questo. Per favore, ho bisogno d'aiuto. Ho fatto questo rituale per scoprire che cosa non va in me. Ma c'è qualcosa di oscuro dentro di me e devo rimuoverlo. Per un momento ho pensato che potrei essere posseduta. Oh! No, non ha senso. I possedimenti sono un concetto fuori moda. Allora che cosa potrebbe essere? Una maledizione? Cosa? Il 99% delle malattie sono maledizioni. L'altro 1%? Non c'è nessun 1%? Oh. Quindi è solo 100%? Bene a sapersi. Vuoi sapere come posso rimuovere questa maledizione? Dovresti cercare rosso. Rosso, rimuovere le maledizioni. Qua è tutto rosso. Questa è la casa di rosso. Accidentalmente. Ma dai. Ma non c'è nessuno qui. Sì, è vero, rosso non è stato qui per tanto tempo. Capisco. Sai altri modi col quale potrei incontrare rosso? Sì. Ti piacerebbe condividerli con me? Certo! Però è gentile, dai, per essere un demone. Mi sta simpatico. C'è un faro a nord del grande albero. Forse qualcuno lì potrebbe aiutarti. L'hai visto il grande albero? È molto largo. Non puoi non vederlo. Sì, l'ho visto. Comunque voglio vedere la tua casa prima. Anzi, la casa di rosso. L'unico modo di andare a nord da lì è passare per il sito chiuso. Quindi dove siamo passati prima con tutti i lucchetti. Ok, ok, ho capito. Ma abbastanza pericoloso lì. Qua non era pericoloso, eh. Hai bisogno di una luce, visto che è molto buio. Grazie per tutte queste informazioni. Mi aspettavo che i demoni come te fossero molto più ostili. Beh, una giusta aspettativa. Una che dovresti tenere. Se dici a qualcuno che sei un'umana, ti uccideranno istantaneamente. Prenditi cura di te. Posso farti tante domande. Però io prima vorrei vedere la sua casa. C'è qualcosa di interessante qua dentro? AC adapter sarebbe? Prendiamolo comunque. Ah! Ok, la presa per la corrente, fantastico. Ma non è che la persona che... Ok? Stavo dicendo, non è che la persona che abitava qui era un umano a sua volta? Sembra che abbiamo trovato delle note per rimuovere delle maledizioni. Comunque, io vi dico che per questo video è tutto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina per sapere quando escono nuovi video e seguitemi sia su Twitter che su Facebook, trovate il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, in cui riprenderemo la storia da qui. Ma per oggi è tutto, io vi saluto, ciao!